Che periodo è questo? 1310-1316. E per chi è stato fatto questo? La storia è abbastanza complessa. Di solito io ai turisti li faccio sedere e gliela spiego. Ci possiamo sedere. È un monumento che ha a che fare con il periodo napoletano degli Angioini, ecco. Ah, ecco, sì, infatti. Chino da Camerino, Agostino da Siena. E come mai gli Angioini sono arrivati qui? Questo è il problema. Quindi, appunto dicevo, bisognava spiegarlo. E quale potrebbe essere? Io lo dico. Sediamoci. 1245-1247. Perché abbiamo un monitorio del Papa Innocenzo IV, che sta in quel periodo a Lione, al Concilio di Lione. Il Papa manda un monitorio ai cittadini di Montefiore perché aiutassero i frati a completare la chiesa, quindi significa che già qualcosa si stava facendo, qualcosa era stato costruito. E 45-47 significa che San Francesco era morto appena da pochi anni, nel 1226. La Chiesa ebbe un'importanza grandissima fino, diciamo, ad oltre il 500, perché praticamente una famiglia nobile qui del luogo, i Conti Partino, che erano i feudatari di questa terra, che sarebbero quei signori là, e riversarono dalla metà del 200 fino, diciamo, la famiglia a tutto il 500, tutte le cose migliori che potevano avere su questa chiesa, compreso poi il polittico di Carlo Crivelli, che è stato fatto nel 1470 per questa chiesa e stava sopra l'altare di questa chiesa fino alla soppressione dell'ordine francescano avvenuto con l'unità d'Italia. E la chiesa fu consacrata nel 1263 dal Papa Urbano IV, è venuto qui il Papa Urbano IV e la consacrata, sì, perché come ripeto la famiglia dei Partino era una nobile famiglia importantissima al momento, e perché soprattutto il loro figlio primogenito, l'erede della contea, era diventato frate francescano, cioè aveva lasciato ogni cosa e aveva abbracciato la regola di San Francesco. Quindi la famiglia, non so, ebbe una specie di shock per questo fatto importantissimo. E questo poi andò a finire, ed ecco perché il monumento, andò a finire a fare prima lo studente a Bologna di Sacra Scrittura, l'Università di Bologna, e poi una volta a dottorato andò a finire a fare il professore di teologia, di filosofia alla Sorbona a Parigi. Oui. E lì rimase fino... Come si chiama questo personaggio? Frate Gentile da Montefiore. Ah. E questo signore rimase lì fino al 1292 ed ebbe come colleghi di insegnamento personaggi di prima grandezza di quel periodo, fino nella seconda metà del 200. San Tommaso d'Aquino, San Bonaventura da Bagnoregio, Santo Alberto Magno, e lì conobbe anche un personaggio che poi ritroveremo pochi anni dopo, Ludovico d'Angiò. Ludovico d'Angiò, che era poi l'erede al regno di Napoli degli Angioini e che forse inseguito da un esempio di Gentile, forse per altri motivi, non ultimo la prigionia del padre fatta dagli aragonesi, e ebbe anche lui la vocazione per diventare frate francescano. Ah, anche un d'Angiò. E quello che noi troviamo poi nel polittico di Carlo Crivelli è quel vescovo giovane che si vede in alto a destra sul polittico nostro di Carlo Crivelli. Ludovico da Tolosa, che poi diventerà San Ludovico da Tolosa. E vescovo di Tolosa, è morto a 23 anni nel 1297 in seguito alla pestilenza, perché lui andava a curare gli appestati.
E questo determina prima un'amicizia con il nostro gentile e poi in seguito si svilupperà questa cosa. Comunque il gentile rimane a Parigi fino al 1292 e poi in quell'anno fu richiamato a Roma dal Papa Nicolò IV. Nicolò IV, che era il primo Papa Francescano, sarebbe famoso Girolamo Masci, Genova, che era diventato Papa, essendo stato il primo francescano a diventare Papa. Ah. Lo richiamò a Roma per fare il lettore di Sacra Scrittura presso la Corte Pontificia. Invece il primo gesuita diventato Papa? È questo che ci abbiamo oggi. Ah, ecco, quindi i francescani sono venuti prima. Il primo è stato Nicolò. Ah, di Ascoli. Di Ascoli. E quali erano i rapporti tra Nicolò, Papa Nicolò e Montefiore? Niente, nessun rapporto. Lui conosceva però chiaramente molto bene Gentile, che stava a Parigi a fare il professore, era un suo correligionario praticamente, francescano che lui. E lì nel 92 morì, Nicolò IV morì lo stesso anno e si crearono i famosi due anni e mezzo di interregno, perché non c'era d'accordo tra i vari cardinali per la sostituzione di Nicolò IV. E si arriva al 94 di agosto, in cui viene eletto dopo tanto tergiversare il famoso Celestino V, il quale resta in carica, diciamo, per pochi mesi, fino al dicembre del 94, poi il 13 dicembre del 94 si divise e fu eletto Papa Bonifacio VIII. Bonifacio VIII, Bonifacio VIII, per farla breve, era praticamente, sappiamo tutti, uno che ha determinato gli ultimi fatti importanti del Medioevo, diciamo che l'ha concluso come Papa il Medioevo, i contrasti tra imperatore e chiesa, no? Comunque capì che questo frate che girava lì per il Vaticano era uno di cui poteva essere utilizzato per cose più grandi, e lo prese presso di sé e diventò suo segretario di Stato. E nel 1300, nel marzo del 1300, lo nominò cardinale di San Martino ai Monti a Roma. Come era chiamato? Cardinale? Cardinale Gentile da Montefiore. Ah, proprio. Gentile da Montefiore. Divenne cardinale nel marzo del 1300. E qui praticamente comincia una specie di avventura di questo cardinale, anche perché si dimostra un ottimo diplomatico, il quale fu parte determinante nella lotta che si era sviluppata negli ultimi anni del 200, la lotta che si stava svolgendo nell'Italia meridionale con la questione degli Angioini. Che stava succedendo? Stava succedendo che nell'Italia meridionale tutti i papi della seconda metà del 200 avevano in qualche modo cercato di cacciare via Svevi dall'Italia meridionale, come già da Federico II, e perché questi chiaramente contrari alla Chiesa erano di parte dei Ghibellina, e praticamente era ancora in auge la lotta tra quelli e i Ghibellini. Quindi tutti i papi avevano cercato di allontanare questa famiglia o di contrastarla in qualche modo, anche perché l'Italia meridionale era un feudo della Chiesa, quindi il Papa ne poteva determinare le scelte. E fu proprio Urbano IV, il Papa che era venuto qui a contrastare questa Chiesa, che era un francese, che fece scelte. A venire in Italia Carlo I d'Angio, che era poi il fratello del re di Francia, San Luigi IX, il famoso San Luigi IX. Venne in Italia con il suo esercito, appoggiato dai guelfi italiani, nel contrasto con i ghibellini chiaramente, e soprattutto dai guelfi senesi, e si scontrò con l'esercito di Manfredi a Benevento nel 1266. Nella battaglia contro il famoso Manfredi, che troviamo nella Divina Commedia, che sono Manfredi, nepote di Costanza Imperatrice. Poi nel 68, due anni dopo, Carlo completò la faccenda, sconfiggendo a Tagliacozzo, più vicino all'Aquila, il 23 agosto del 68, con Corradino di Svevia. Poi lo decapitò a Napoli, a Piazza del Mercato, quindi Johann Staufen di Svevia.
questo direttore e portò praticamente, come dicono la storia del tempo, portò una ventata nuova dell'Italia meridionale, una ventata nuova ma soprattutto quella determinata dal pagamento delle tasse. Infatti a Napoli amano ancora gli angioini. Delle tasse, cioè praticamente una cosa che fu determinante per lo sviluppo della città di Napoli, perché queste le tasse che riscuotevano, soprattutto tramite i bandieri fiorentini e senesi, e poi le riversavano nel territorio a Bellendo, eccetera, eccetera. E a Napoli che avevano già costruito il famoso Mastro Angioino, poi la Basilica di San Francesco e poi il monastero famoso di Santa Chiara e altri componenti, avevano fatto, lo stavano facendo diventare Napoli una delle più belle capitali d'Europa da allora. E che succede? Succede che però questo metodo non piaceva più soprattutto ai siciliani, e la discussione delle tasse e soprattutto il fatto che aveva portato via la capitale da Palermo, la famosa Palermo capitale di Federico II, l'aveva portato a Napoli, e questo un'offesa gravissima, aggiunta poi alle tasse che non si volevano pagare, fece scoppiare il famoso moto del vescovo del 1282, il vescovo siciliano, in questo periodo qui. Faccio questo antefatto per dimostrare cosa abbiamo questo fare qua. E nell'82 scoppiò questo vescovo, che era la guerra del vescovo, e i siciliani si fecero aiutare, chiamarono in aiuto gli aragonesi di Spagna, i quali vennero ben volentieri, perché per mettere le mani in canale. Scoppiò una guerra di 20 anni circa durò, con fasi alterne, però le fasi quasi tutte a favore degli aragonesi, e gli angioini qui erano perdenti. Tant'è che il secondo re di Napoli, angioino, Carlo II, detto lo zoppo, fu preso pure prigioniero. Carlo II era poi il padre di San Domenico da Tolosa e il padre di Roberto d'Angiò. Finché siamo arrivati, lasciamo queste fasi qui che non ci interessano, poi siamo arrivati al 1300. Questo il nostro Papa Bonifacio, purtroppo, fece smettere i combattimenti e dice: qui comando io, perché questo è quello della Chiesa, quindi impose la pace in altre parole. E la parola di Bonifacio non è che era tanto facilmente da poter discutere. E qui viene l'importanza del nostro cardinale, perché il cardinale nel 1302 fu mandato a Cartapellotta, in Sicilia, a trattare la pace di Cartapellotta, e a far finire la guerra in altre parole. La pace di Cartapellotta aveva solamente due articoli praticamente. Uno, che l'Italia meridionale comunque rimaneva ai D'Angiò. Due, che la Sicilia nel frattempo poteva essere tenuta dagli aragonesi, però alla morte del re Pietro III comunque doveva tornare ai D'Angiò. Era una pace di questo. Aspetta, no, ma che è successo dopo la pace? No, va bene adesso. È successo che gli angioini si videro praticamente regalare un regno, perché avevano messo in guerra la battaglia di città, addirittura il re era stato fatto prigioniero, quindi si videro regalare un regno tale del Papa. Allora Roberto d'Angiò, che era deceduto a Carlo II, dice al nostro gentile, dice: vabbè, in qualche modo dobbiamo ricompensarti per questo grosso favore che tramite ci hai fatto tramite il Papa, eccetera. E quindi offrì del denaro probabilmente, però il gentile era un frate e non poteva accettare queste cose. Però accettò ben volentieri che gli angioini gli dessero una mano nel completare, fare delle opere presso la Basilica di San Francesco di Assisi, la casa madre. E allora Roberto gli mise a disposizione il più grande artista che allora lavorava a Napoli sotto pagamento degli angioini. Napoli era diventato il centro dove erano presenti i più grandi geni dell'arte del periodo, scultori, pittori, architetti e anche poeti. Ricordiamo in questo periodo sia Petrarca che Boccaccio erano la costa angioina. E Gentile allora, su diciamo offerta di Roberto d'Angiò, prese Simone Martini, che lavorava a Napoli, e se lo portò ad Assisi e gli fece fare per lui le due famose cappelle che ancora oggi conosciamo.
diciamo, appena entrati nella basilica inferiore, sotto, la cappella di San Martino e la cappella di San Ludovico. Sono una delle due tagliellate appena si entra nella basilica inferiore di Assisi. Nella cappella di San Martino perché era il titolo per vita del nostro cardinale, Simone Martini fa una delle sue opere migliori nella controfacciata, dove ci sta San Martino, lì è figliato il santo, e davanti a San Martino vediamo il nostro cardinale inginocchiato, da cui riceve il clero cardinalizio praticamente, perché lui era titolare della basilica di San Martino ai Monti a Roma. E poi tutta la cappella è effigiata con le storie di San Martino di Tours, il famoso santo che divide il mantello, no, eccetera. Più lì troviamo che tutte le vetrate sono istoriate con la figura del nostro cardinale vestito da frate. Ah, c'è proprio delle foto. E c'è poi il pavimento, è tutto istoriato con gli stemmi dei partiti, che sarebbero là. Cinque colli, quattro fiori e la pace che indica il suo nome, il terzo colle. E questo avviene nei primissimi anni del Trecento, appena dopo la pace di Cartabellotta. Invece di Limpettaglia troviamo la cappella di San Ludovico, il famoso amico suo che era morto già da qualche tempo, era già stato in onore di santità, poi fra poco lo proclameranno santo nel 1813, mi pare. E in cui pure Simone Martini era il meglio di sé, e sotto l'altare di questa seconda cappella Gentile aveva progettato di fare il suo sepolcro praticamente, ed è sepolto lì. Questo appena la pace di Cartabellotta. Poi che succede? I papi finiscono ad Avignone, l'ultimo papa italiano diciamo, è stato Benedetto XI, che era un domenicano, perché di quando le cose andavano male nella chiesa o si prendeva un francescano o si prendeva un domenicano a sistemare le pieghe. E allora nel 1807 comincia la cattività avignonese. Quindi i papi stanno ad Avignone con il primo Clemente V, il quale però, conoscendo bene la diplomazia di questo cardinale di Gentile, lo invia in Ungheria, dove erano successe in altre cose tipo quelle di Napoli. L'Ungheria era ancora un altro feudo della Chiesa in cui la Chiesa poteva incidere nelle scelte politiche. Perché l'Ungheria del momento era una nazione molto più grande di quella che vediamo che abbiamo oggi, arrivava fino a qui all'Adriatico ed era praticamente vista come un cuscinetto tra il mondo slavo e il mondo germanico, quindi la Chiesa ci teneva molto che le cose stessero calme, tant'è che questa era una cosa decisa dal grande re ungherese Santo Stefano due secoli prima. Ecco. Però che era successo in Ungheria? In Ungheria era morto il re in seguito ad un attentato, senza eredi, l'erede non aveva nessun erede, la moglie, la regina, era una d'Angiò, una della casa d'Angiò. E allora Gentile stette lì dal 1307 fino al 1311, oui, a sistemare le cose, e le sistemò talmente bene che poi alla fine un altro angioino andò a finire. Convinse i vari conti boiari locali a accettare ancora una volta un altro angioino come re. Quindi ecco che si determina ancora di più diciamo, il contatto tra il mondo angioino e questo cardinale. Praticamente la famiglia d'Angiò tramite Gentile si ebbero praticamente due regni. Qui succede pure che in una chiesa di Budapest Gentile nota un monumento funebre per due nobili locali e allora pensò di farne uno qui nella sua chiesa per onorare la memoria dei suoi.
ed ecco nasce questo monumento. Ah, eccoci, siamo arrivati. Il monumento, al momento quando fu costruito, non era, ce lo racconta il cristiano Supermani, perché il cambiamento subito dalla chiesa del 600 ha sconvolto tutto. Gli storici Supermani ci dicono che quello stava nella parte centrale della chiesa di verso destra, nella parte là in fondo. Ed era un monumento molto grande, molto importante, soprattutto il Tendinicis, che è, di quello che è rimasto una parte, già gran parte è stato smembrato, e quello che vediamo è la parte centrale, e lo avevano ficcato qui in Frati nei restauri del 600 con l'intento di chiuderlo del tutto. Ecco, di chiuderlo del tutto, andavano preparando quella nicchia che guarda quell'altra, in modo che c'era con il muro brutto che abbiamo deciso di chiuderlo, non vanno a vedere più. Intervenne invece l'amministratore apostolico Maremondi per impedire questo scelto. In che anno siamo? Questo è stato messo lì nel 1614. Ah. Quindi l'amministratore pontificio Maremondi, anche il vescovo di Fermo e la popolazione di Montefiore fece opposizione. E lo dovettero lasciare così, però grazie a Dio rimase così, però ficcato nel legno non è che sia visibile come era la parte generale. Gli storici dell'arte hanno avuto diverse controversie per quanto riguarda l'attribuzione. La maggioranza oggi viene attribuito alla scuola, certo, di Arnolfo Di Cambio, che già però nel 1310, quando è cominciata l'opera su questo monumento, era già morto da circa 20 anni. E c'è la data solo, 1310. No, quello è tutto posticcio. Ah, quello posticcio. Che vede che è originale solamente la parte in pietra, quelle le cose ce l'hanno aggiunte loro, non c'è niente. Ah, okay. E fu sicuramente la scuola di Cornettino da Camaino e Agostino da Siena. L'opera risale a che periodo è l'opera? 1310-1316, ah. In questo lasso di tempo è stato fatto. Ok. Ripeto, gli storici sono ormai propensi nell'assegnarlo a Tino da Camaino, perché abbiamo dei raffronti molto molto precisi con altre opere dello stesso autore. Soprattutto questi due angeli si chiamano angeli tendicortina, vedi che allargano le cortine sui due dormienti. Sì. E ne troviamo uno simile, anche se lì si tratta di un dormiente solo, perché è il Papa Benedetto XI a Perugia nella Basilica di San Domenico, per il sepolcro di Benedetto XI. Il secondo monumento che si raffronta con questo è quello che esiste attualmente ad Orvieto, sempre nella Basilica di San Domenico, per il Cardinal De Braille. Cioè abbiamo sempre questi due angeli che allargano le cortine sul dormiente che sta lì. Quello di Orvieto è molto più piccolo di questo, questo è molto più grande di altezza degli stessi angeli. Poi il terzo è quello di Roberto d'Angiò, che sta a Napoli, nella Basilica di San Francesco, è del 1343, e quello addirittura firmato da Tino da Camaino. E quindi, ecco, Tino da Camaino? Tino da Camaino. Ah. E Agostino da Siena, sono due. Due, Agostino da Siena. E il monumento all'inizio era policromo, perché alcune parti ancora si vedono, vedete i colori sulle aree. Però c'è da dire che questo che si vede qui non è marmo, questo non è marmo questo che si vede, ma questa è la pietra d'Istria. Ah, non è marmo. La pietra d'Istria, che è la stessa pietra con cui è stata fatta la facciata del Duomo di Fermo. E altre cose che noi abbiamo anche qui in questa chiesa che poi possiamo vedere. La facciata del Duomo di Fermo. La pietra d'Istria è una pietra molto particolare. C'ha una consistenza molto superiore al marmo, molto più dura, quindi è molto più difficile anche da lavorare. Però ha la prerogativa di non assorbire umidità, non assorbire acqua. Quindi anche gli stessi colori che se ne sono andati, significa che è la pietra stessa che non li ha assorbiti per niente. Accettato. Però ecco, i due dormienti erano così, non erano policromi, ecco, alcune parti degli angeli erano. E poi la pietra dice, c'è da dire che questi gli autori hanno lavorato su monoblocchi, cioè quest'angelo parte da qui
e arriva là con tutto il tendaggio compreso, cioè non è che c'è un lavoro e poi riassemblaggio, la stessa cosa per l'altro. Stupenda è la Madonna sopra, che ha delle, diciamo, perché sia Tino da Camerino che Agostino da Siena avevano delle influenze soprattutto per quanto riguarda il grande Pisano, lo scultore di Pisano, oltre che Arnolfo Di Cambio. Perfetto. Rappresenta praticamente questo, oggi è l'unico monumento al mondo esistente del periodo romanico-gotico a doppia figura. Che vuol dire doppia? Doppia. Ah, a doppia. Due dormienti. Ah. È l'unico esistente di questo periodo, del periodo romanico-gotico. Bisognerà arrivare al 500 quando troveremo nelle tombe reali coppie, dire, regine, eccetera. Ah. Grazie.